Serena, quindi parlaci di te, nel senso come sei arrivata a studiare l'igienismo in Ecuador? È una domanda un po' così generica, però è proprio per lasciarti spazio per raccontare, insomma. Ok, diciamo che tutto magari comincia in Germania, dove ho vissuto per 3 anni con il mio ragazzo, con Nicolas. Lui stava finendo la scuola di fisioterapia, io stavo dando delle consulenze di nutrizione, insomma, ed eravamo tutti e due propensi per la salute dell'uomo. Quindi stavamo studiando, ricercando, facendo dei corsi, leggendo libri. Finché non ci imbattiamo in un libro di un tedesco, di Helmut Bannmacher, che si intitola Vuoi rimanere in salute, dimenticati delle pentole. Ed è stato il nostro primo libro, diciamo, sul crudismo. In questo libro parla anche dell'igienismo, dell'igiene naturale, e da lì, insomma, ci siamo un po'. Ci siamo incuriositi di questo nome, di che cos'era. Beh, già al crudismo ci siamo arrivati perché avevamo visto altri video di persone che arrivavano a 60-70 anni, sembravano ne avessero 40, forti, c'era in particolare questo signore di 70 anni con due muscoli così, però che faceva anche qigong, e anche noi siamo nelle arti marziali, qigong, tai chi, tutto questo ci interessa. E insomma, volevamo un po' capire come come fare, fare, perché perché anch'io anch'io voglio voglio arrivare a arrivare a 70-80 anni 70 con anni con forte, forte, beautiful, bella, bella, senza senza rughe, rughe, eccetera. eccetera. Quindi, Quindi, diciamo, abbiamo continuato a continuato a ricercare ricercare e ci e ci siamo siamo convinti convinti che che il il nostro nostro prossimo prossimo passo passo sarebbe sarebbe stato stato quello di quello di studiare studiare l'igiene l'igiene naturale. naturale. Però, Però da da 3 anni il 3 anni il nostro nostro sogno sogno era era quello quello di di andare in andare in Sud Sud America America e di e di fare il fare il giro del giro del Sud Sud America. America. Quindi abbiamo Abbiamo pensato, detto ok, ok, facciamo non il giro c'entra in Sud niente America. l'igienismo, scusami, nel senso il fatto di andare lì in Sud America non c'entra niente con l'igienismo, cioè era già un vostro sogno a prescindere, Non non c'entrava, c'entrava a a prescindere. prescindere, ok? Quando siamo Quando siamo arrivati in arrivati in Germania, Germania, già già dal dal primo primo anno anno abbiamo abbiamo detto, detto, quando quando finisci finisci la la scuola di scuola di fisioterapia in fisioterapia in 3 anni, 3 anni, la la sua, sua, prendiamo e prendiamo e andiamo a andiamo a fare il fare il giro di giro Sud di Sud America. America. Non Non abbiamo abbiamo soldi, soldi, non non sappiamo sappiamo come come fare, fare, sappiamo sappiamo solo solo che che lo lo faremo in faremo in 3 anni. 3 anni. Sai Ok, sai quando quando ti ti metti metti le le cose cose in in testa testa e poi e si poi si avverano? avverano? E E niente, niente, non non c'entrava, c'entrava, però però poi poi second second all'universo all'universo ti ti mette mette tutti i tutti i tasselli tasselli e e fai poi come un come un puzzle puzzle alla alla fine fine ti ti sai sa incastrare. incastrare? E E quindi quindi e e alla alla fine dei fine dei 3 anni 3 anni abbiamo abbiamo detto, detto ok, ok, fra fra 2 mesi, tre mesi partiamo per partiamo il per Sud il Sud America America e e intanto intanto però però cosa cosa facciamo facciamo dopo? dopo? Volevamo Volevamo andare a andare a studiare studiare la la Ayurveda Ayurveda finché finché non non abbiamo abbiamo trovato trovato l'igiene l'igiene naturale, che naturale, per che noi per noi aveva aveva molto molto più più senso, senso, anche anche perché perché l'Ayurveda si basa basa tanto tanto anche anche sui sui prodotti prodotti animali animali, di tipo tipo latte, latte, ghee, ghee, queste queste cose cose, che sì, a a me me proprio proprio non non, so che so che non mi non fanno fanno bene. bene. Insomma, Insomma, presa la presa la decisione, decisione, abbiamo abbiamo ricercato, 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 ricercato cosa cosa andiamo a andiamo a fare, fare, un'università università negli negli Stati Stati Uniti Uniti o o in in Australia, Australia, che che sono sono un un po' po' trovi i i protagonisti, protagonisti no, no, dell'igiene dell'igiene naturale naturale al al momento. momento. E poi E ci poi ci siamo siamo imbattuti imbattuti in in questo questo sito, sito, transformationinstitute.org, transformationinstitute.org e e abbiamo abbiamo visto visto questo questo corso corso del del dottor dottor Robert Robert Snyder, Snyder, che fondamentalmente fondamentalmente è il è il corso corso di di TC TC Fry, Fry, che è che è uno uno dei dei... Sì, lo CD conosco, sì. E degli degli ultimi ultimi che che diciamo diciamo è è morto morto adesso, adesso, però però è è stato stato uno dei uno dei mentori mentori di di Robert. Robert Ed è ed è comunque comunque lo questo stesso stesso corso corso che che hanno hanno fatto fatto Marilyn, Marilyn, Harvey Harvey Diamond, Diamond, Doug Doug Graham, Graham, insomma, insomma tutti i tutti i libri libri che ho che ho letto letto vengono vengono praticamente praticamente da da questo questo corso. corso. E E questo questo corso, corso, leggendo leggendo anche i anche i titoli titoli delle lezioni, leggendo la leggendo la prima prima lezione, per lezione, noi è per noi è stato stato come come accendere accendere la la lampadina. lampadina. Ta-da-da! Ta-da! Era Era quello che quello che volevamo volevamo fare. fare. E E quindi quindi contattiamo contattiamo questo questo Robert Robert Snyder Snyder e ci e ci mettiamo in mettiamo in contatto, contatto, scambiamo scambiamo delle delle email. mail.
E lui ci lui ci dice che dice che vive vive in in Ecuador. Ecuador. Ta-da! Uno più Uno più uno uno fa? fa? No, No, non lo fa due. perfetto, perfetto. Allora, Allora, per per noi è noi è stato stato come, come, vabbè, ovvio, ovvio, è è ovvio, ovvio, dobbiamo dobbiamo andare andare lì. lì. E E quindi quindi siamo siamo partiti, partiti, abbiamo abbiamo fatto fatto tutto tutto il il giro, giro, partendo partendo però però dal dal Brasile, Brasile, scendendo scendendo Argentina, Argentina, e Bolivia, Bulgaria, Bulgaria, Bolivia, Bolivia, Perù. Perù. E E 2 settimane due settimane prima di prima di arrivare in arrivare in Ecuador, Ecuador, c'eravamo c'eravamo ormai ormai stancati di stancati di viaggiare, viaggiare, perché perché ti ti dico, dico, viaggiare a viaggiare a lungo lungo poi poi stanca. stanca. E gli Gli chiediamo chiediamo allora allora dov'è, dov'è e se e se esiste, esiste, perché è perché come. è. E E lui lui ci ci dice dice che che è è a a Vilcabamba. Vilcabamba. E E poi noi poi noi siamo siamo arrivati arrivati qui, qui e e quando quando vieni vieni qui, qui, sai sai perché perché lui lui è è qui. qui. È È perfetto. perfetto. È È perfetto perfetto per la per la salute salute umana, umana, è è perfetto perfetto per per l'uomo. l'uomo. È È uno uno dei dei pochissimi pochissimi posti al posti al mondo mondo in in cui cui hai la hai la perfezione, hai il perfezione, il perfetto perfetto equilibrio equilibrio tra tra aria aria fresca, fresca, acqua acqua pura, pura, temperatura temperatura gradevole gradevole tutto tutto l'anno, l'anno, natura, natura, niente niente stress, stress, vita da vita da villaggio, villaggio, relazioni relazioni sociali. La sociali. frutta anche sia di altissima qualità, si trovano tanti frutti, cioè che tipo di frutti tropicali diciamo trovi lì molto facilmente, perché qua capirai in Italia lo sai come, cioè nel senso se vuoi comprare un mango, un avocado, 4 euro al chilo, cioè delle cose assurde, invece penso che là ti cadono in testa, oh... Sì, Sì, non non tutti, tutti, perché perché comunque comunque siamo a siamo a 1700 1100 metri metri d'altitudine d'altitudine, e e anche anche questo questo calore è calore speciale. speciale. Per questo Questo non è non è umido, umido, non ci non ci sono sono troppi troppi insetti, insetti, non non troppi troppi animali, animali, però però sai sai com'è, com'è, l'Ecuador è il il paese paese delle delle banane, banane, quindi hai quindi hai banane, banane, no, no, non le non le banane banane italiane, italiane, banane banane buonissime buonissime ce ne ce ne saranno, saranno, non non so so quante quante centinaia o centinaia o migliaia migliaia di tipi di di banane qui. tipi, Poi Poi tanti, tanti, la la stagione stagione comincia comincia adesso, adesso, ho appena appena comprato i comprato i miei miei primi primi manghi, manghi, ma ma non non puoi puoi dirglielo dirglielo proprio proprio perché i perché i manghi manghi stanno. L'anno l'anno scorso scorso penso che penso che abbiamo abbiamo fatto un fatto un disastro disastro per per l'esportazione l'esportazione e e qui non qui non abbiamo abbiamo avuto avuto tantissimi tantissimi manghi. manghi. Comunque la Comunque la stagione del stagione del mango mango va va da da settembre-ottobre settembre-ottobre a marzo-aprile, a quindi è aprile. una È una stagione, stagione, poi poi hai hai beh, beh, papaya, papaya, anche anche se non. sono. A A mio mio parere parere non non è è delle delle migliori, migliori, ce ne ce ne sono sono molto molto più più buone in buone in Bolivia, Bolivia, per per esempio, esempio, o in o in Perù. Perù. E E poi poi hai hai un un po' po' di di tutti tutti quelli quelli che che non non conosci, conosci, tipo tipo granadiglia, granadiglia, maracuja, tutta la passione, passione, aguai aguai manto, manto, il le tisalis, alchekenji, alchekenji, si chiamano. no, non le conosco. Ma no, i licis, no, non c'entrano niente i licis, quelli là, no, ok, no. No, no. Le Le alchekenji alchekenji o o Fisalis Fisalis o o Bacchi dell'Inca li Bacchi dell'Inca, li chiamano chiamano anche, anche, sono sono gialle, gialle, sono sono così, le così, le vendono come vendono come super super fragù. fragù. Ok, Ma no, si non li ho mai sentite. crescono, sono Sono, no no erbacee, erbacee, ma ma crescono crescono veramente veramente dappertutto. dappertutto. Sì. Infestanti. Poi Ciao, ciao, sì. ok, e questo è stato, diciamo, il tuo percorso che ti ha portato, ecco, a scoprire l'igienismo. Però prima, com'era la tua dieta? Nel senso, eri già partivi da vegetariana oppure sei onnivora? E com'è stato il processo di transizione verso la dieta vegan? E vegan, ovviamente, crudista e igienista. ok. Ok. Prima Prima di di provare provare l'igiene l'igiene naturale, io naturale, io pensavo pensavo comunque di comunque di avere avere già già un'ottima un'ottima dieta, dieta, perché perché era era da da anni anni che che comunque comunque non non mi mi abbanavo, abbanavo ed ed era era da da già già 3 o 4 3 o 4 anni che anni non che non mangiavo mangiavo carne, carne, niente niente carne, carne, ma ma più più una una dieta dieta pesco-pollo pesco-pollo vegetariana. vegetariana. Beh, Beh, diciamo diciamo che che il il latte. latte No, l'ho l'ho tolto tolto il il prima prima possibile. possibile. Formaggi non ne Formaggi ho ne mai ho mai mangiati mangiati tantissimi, tantissimi, tantissimo, tantissimo. grandissime Grandissime quantità. quantità, sorvoliato. Scusate, se ogni Ogni tanto tanto noi noi verbi verbi non è, ma è non normale, conosciamo guarda, è bene. normale. Abbiate Abbiate pazienza, pazienza, comunque. comunque. Perché Perché non mi non mi sono sono mai mai piaciuti. piaciuti. Fai Fai conto conto che io che io sono sono stata stata svezzata svezzata al al latte, latte, caffè, caffè, biscotti biscotti e e zucchero, zucchero, perché a perché me a il me il latte mi latte mi faceva faceva vomitare. vomitare. Da Da quando quando sono. sono. Non Non ho ho allergie, allergie, ma ma il il mio mio corpo corpo fondamentalmente non ha fondamentalmente mai non ha mai accettato accettato formaggi, formaggi, eccetera. Ok, eccetera. magari Ok, sulla magari sulla pizza pizza o o nel nel panino, panino, ma ma doveva doveva proprio proprio essere essere nascosto. nascosto.
Quindi quelli non li ho mai, non ne ho mai mangiati tanti e non ho mai sì, consumato molti latticini. Poi quando mi sono trasferita in Inghilterra, che avevo 19 anni, ero ancora onnivora, ma mi sono resa conto che la carne era diversa da quella che c'era in Italia. E grazie a una mia amica che stava in questo processo di diventare vegetariana, vegana, grazie a lei ho incominciato ad informarmi, perché vedevo che comunque potevo mangiare anche senza carne. La carne lì aveva un colore strano, un sapore strano, quindi mi sono piano piano allontanata e più mi informavo, più mi allontanavo. Finché un giorno che mi ero comprata questa grassa bisteccona, a me piaceva anche al sangue, eccetera, l'ho addentata e ho detto, questo non è più per me. E da lì ho lasciato la carne, poi è stato sempre un processo, no? Sono rimasta tanto su questo pesco volato vegetariano, se vogliamo proprio dargli un'etichetta, cioè dove mangiavo un po' di pesce, uova ne mangiavo abbastanza, latticini, vi ho detto, non sono mai stato il mio, e poi tutto il resto, però molto cotto. Finché non abbiamo visto questi video di queste persone che diventano, sono forti e belle, insomma, anche che non devono sembrare tutti ventenni, ma anche se hai 60 anni e ti senti bene, vedi la luce nei loro occhi, è quello che io voglio. Poi l'estetica è anche una cosa in più. E niente, è stata una transizione, più leggiamo e più il nostro crudo aumentava, e con il crudo abbiamo anche sentito, insomma, ci sentiamo meglio, 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 che non pensavo potesse succedere, perché comunque non avevo più raffreddori, non avevo più malattie. Da quando ho mangiato la carne, quando ho mangiato la carne è stato il momento in cui ho sentito la il maggior differenza. cambiamento, anche a livello, per esempio, mestruazioni. Come Sicuramente mi sei sono. importante? Se magari ci puoi, diciamo, ci possiamo soffermare anche un po' su questo, ci puoi raccontare la tua esperienza sempre. Certo, e appunto come dicevo, togliendo la Togliendo carne, la carne, mestruazioni mestruazioni da abbondanti, da da normali normali abbondanti abbondanti a a normali, normali, normali normali scarse. scarse. E Se se da da onnivora onnivora dovevo, dovevo il il primo primo giorno giorno del del mestruo, mestruo dovevo dovevo prendere prendere dei dei moment, moment, uno o uno o due, due, per per poter poter andare a andare a lavorare. lavorare. Appena ho Appena ho fatto la fatto la carne, carne, vabbè, il vabbè, il dolore dolore magari magari non non è è completamente completamente sparito, sparito, ma ma era veramente. Era Era una una cosa cosa che che si si poteva, poteva una una passeggiata, passeggiata, no? no? Sentivo Sentivo solo un solo un po'. po'. E E devo devo dire che dire che comunque comunque quello è quella è stato stata la la cosa cosa maggiore, maggiore, quello che ho quello che ho sentito sentito maggiormente maggiormente anche anche per per quanto quanto riguarda riguarda un un miglioramento miglioramento femminile. femminile. Perché Perché poi poi con con il il crudismo, crudismo, posso posso dire dire solo solo il il mio mio mestruo maestro è è più più scarso, scarso, ma ma ce ce l'ho l'ho ancora. ancora. Ma Ma c'è c'è da da dire dire che che infatti, infatti, vabbè, vabbè, non non piacciono piacciono le etichette, etichette, te te lo lo dico dico già, già, perché perché non non mi mi posso posso considerare considerare né né vegan vegan né né crudista. crudista. Com'è la tua Io alimentazione adesso? Raccontacela. Qual è la tua alimentazione di adesso, più o meno? sì. Raccontacela. Tipo una giornata tipo, dai, in Sì, questo una periodo. giornata tipo, Una ok, giornata perché tipo. una Una giornata giornata tipo tipo può può variare variare da, da, beh, beh, la la mattina mattina sicuramente sicuramente quando quando mi mi sveglio, sveglio frutta. frutta. Che Che può può essere, essere, ad ad esempio, esempio oggi, oggi, ma ma la la prima prima volta volta che che lo lo facevo facevo ho ho bevuto bevuto un un succo succo di di questa Aiki Daiki Kenji, Kenji queste e i succhi di li fai tu grandaglia. ovviamente, no? Dico, i succhi li prepari tu ovviamente con l'estrattore e tutto quanto. Non Non uso lo uso lo strattore, io strattore, uso io uso solo il solo il frullatore. frullatore. Uso Ah, solo li fai tu. col frullatore. Ah, e vengono però con le fibre o li diluisci con l'acqua? No, No, beh, ci aggiungo un aggiungo un po' po' di di acqua acqua per per farle farle partire, partire. Ok. ma Ma poi poi io io prendo prendo tutta tutta la la fibra, fibra, tutto tutto quello che quello. c'è Questo è dentro. interessante, per esempio, nel senso il fatto, cioè, tu lo sconsigli l'estrattore, poi ritorniamo un attimo. Lo sconsigli E questa è un'altra l'estrattore. parte. Sì, Forse forse magari è magari meglio meglio se se ne ne parliamo parliamo dopo, dopo. altrimenti perdiamo Ok, il discorso. Però ti dico dopo dico, la sì, la mia mia idea, idea un un po' po' sui sui frullati o frullati o estratti. estratti. Sì. Ok. E comunque, Comunque, ok, ok, questo è questo è quello che ho quello che ho mangiato mangiato oggi, oggi, però però di di solito solito può può essere essere un un mezzo mezzo melone, melone, un un quarto quarto di di anguria, anguria, qualcosa qualcosa di di succoso, succoso, un un succo succo di di arancia arancia mi mi piace piace tanto, tanto, la la mattina mattina se è se è stagione, stagione, perché perché abbiamo abbiamo ancora ancora stagione stagione le le arance arance e e che che si si alternano alternano con con quella quella dei dei manghi. manghi. E
E poi a poi a pranzo pranzo dipende. dipende. Dipende Dipende da da come come mangio mangio durante durante la la giornata. giornata. Se Se è è una una giornata giornata in in cui cui mangerò mangerò del del cotto, cotto, di di solito a solito a pranzo pranzo mangio mangio frutta. frutta. Mangio Mangio frutta frutta può può essere. essere. Guarda, Guarda, può essere, solitamente è solitamente è monofrutto. monofrutto. Posso Posso mangiarmi mangiarmi 5 5 banane? banane. Se Se è la è la stagione stagione dei dei manghi, manghi, spessissimo spessissimo io io mangio mangio solo solo 2 o 3 2 o 3 manghi. manghi. Perché Perché mi mi bastano, bastano, mi mi sento sento bene, bene, mi mi danno danno l'energia, l'energia, mi mi saziano. saziano. Se Se ho ho proprio proprio fame, fame, magari magari ho ho fatto fatto sport, sport, potrebbe potrebbe essere essere un un piatto piatto di di banana banana papaya papaya con con una una salsa salsa anche anche magari magari di di datteri, datteri, magari magari cocco cocco o o qualcosa di qualcosa di un un po' po' più più consistente, consistente, insomma. insomma. Se Se invece invece mangerò mangerò tutto tutto crudo, crudo, questo questo piatto piatto di di frutta frutta la la mangio mangio alla alla sera sera e a e a pranzo pranzo mangio mangio una una grande, grande, gigantesca gigantesca insalata. insalata. Mix, che Che dipende dipende dalle dalle giornate, giornate, ma ma di di solito solito mi mi piace piace fare, fare, compro compro diversi diversi tipi tipi di di insalata insalata che che abbiano abbiano diverso diverso colore, colore, quale quale mescolo mescolo e e poi poi dipende, dipende, o o vado vado sull'acido, sull'acido, quindi quindi sui sui pomodori, pomodori, pomodori pomodori secchi, secchi, olive, olive, peperoni, peperoni, per per esempio, esempio, oppure oppure vado vado sul sul dolce, dolce, quindi quindi magari magari carote, carote, quindi quindi peperoni peperoni, e e magari magari ci ci faccio un. faccio un. Ma Mais dipende. usi per esempio dell'insalata o il mais? Non lo so, io mi piace tanto quando devo fare ecco, queste insalate dolci mettere il mais, tu lo usi o ecco di cotto che cosa usi, diciamo? Tantissimo Tantissimo patate. patate. A me Mi piacciono piacciono le le patate patate tantissimo. tantissimo. E E beh, di beh, di solito solito comunque comunque procedo procedo sempre al sempre il cotto cotto da da un'insalata. un'insalata. Ok. Sì, no? No? Se a Se a pranzo ho pranzo ho mangiato mangiato la la frutta, frutta, la la sera sera mangio mangio il il cotto, cotto, prima prima mangio mangio un'insalata, un'insalata, che che solitamente è solitamente è frullo, frullo, ti ti dico, dico, faccio faccio un un collato collato di di olio olio di di insalata, insalata, cetriolo, cetriolo, magari magari sedano sedano o o pomodoro, pomodoro, dipende da dipende da cosa cosa mangio mangio dopo. dopo, E di e di solito solito ci ci aggiungo aggiungo anche anche è è una una polvere polvere di di un un mix mix di di foglie di foglie di terra terra e e di di mare, mare, quindi quindi di alghe alghe e e di. e di Di piante piante selvatiche, selvatiche. che Lo si chiama frulli mais. perché ti piace più la consistenza liquida o perché, per quale motivo? Perché Perché mi mi viene viene più più conveniente, conveniente, per tanti tanti motivi, motivi, mi mi viene più viene più conveniente conveniente mettere mettere tutto tutto nel nel frullatore frullatore per per bere. bere. Secondo, Secondo, evito evito di di masticare masticare per per 40 40 minuti. minuti. E E terzo, terzo, penso, penso, ne ne sento sento i i benefici, benefici, tantissimo. tantissimo. E piuttosto Piuttosto di di non non mangiare mangiare l'insalata l'insalata perché perché non non voglio voglio prepararla, prepararla, metto metto tutto tutto lì, lì, lo lo bevo bevo e se, mi se, sento mi sento bene. bene. E Okay. sento che Sento che digerisco digerisco meglio il meglio il cotto, cotto, sento sento che che sono sono più più idratata. idratata. Oh, mi Oh, fa mi fa sentire sentire bene, bene, è è una una sensazione. sensazione. Ok, e tipo che ne so, oltre alle patate anche le zucche, cioè a livello, hai visto? Sì, no, guarda, Quante poche cose. persone sconsigliano, cioè quando diciamo, si segue questo particolare tipo di percorso, molti hanno dei dubbi, ecco per esempio sui cereali, piuttosto che, cioè dicono, ma, consigliano magari ecco, di mangiare più tuberi che cereali e quindi anche meno farine. Tu come la pensi o perlomeno tu come gestisci questa cosa? Cioè la pasta la mangi, ecco, le farine le mangi. Però Però quello è quello è uno uno speak spiegare, take. quando Quando mangio la mangio la pasta, pasta, di di certo non certo sto non sto pensando pensando, sto sto facendo facendo qualcosa qualcosa per la per la mia mia salute, salute. però Però se ne se ho ne ho voglia, voglia, una una volta volta ogni ogni tanto, tanto, non mi non mi faccio faccio problemi, me problemi, la me la mangio. mangio. Anzi, Anzi, ti ti dirò dirò a a proposito proposito di di questa questa etichetta etichetta del del vegan, vegan, che che se se io io vado vado in in centro centro e e voglio voglio mangiarmi mangiarmi una una torta, torta, e e questa questa torta torta non non è è vegan, vegan, non non mi mi faccio faccio troppi troppi problemi problemi. se Se ho ho voglia voglia e e sento sento che che in in quel quel momento momento posso posso trarne trarne piacere piacere o o se se è è la la mia mia amica amica che che mi mi sta sta invitando, invitando, anche anche perché perché qui, qui, per per esempio, esempio, l'uovo l'uovo solitamente solitamente è è bio, bio, qui qui le le galline galline non non ci ci sono sono leggi leggi per per le le galline galline possono possono venire venire nel nel tuo tuo giardino giardino e e tu tu non non le le puoi puoi uccidere, uccidere, non non puoi puoi fare fare niente, niente, quindi quindi sono sono tutte tutte libere, libere, quelle quelle del del villaggio. villaggio. Quindi Quindi se se è è la la mia mia amica amica che che mi mi invita a invita a mangiare mangiare un un pezzo pezzo di di torta torta e e c'è c'è un un uovo, uovo. non Non sto sto qui qui a a fare fare tanti, tanti, tanti tanti discorsi. discorsi. Però ecco, Sì. se lo devi prendere in un posto che non sai ecco, da dove vengono le uova, lo fai lo stesso, oppure soltanto se sai da dove vengono questi prodotti animali, fai questi sgarri, tra virgolette.
Dipende da quanto buona sembra questa torta. Mi piace questa risposta. Perché solitamente non è. Qua so, perché ci sono tanti stranieri e so che fanno le cose con amore, eccetera. Una torta in ecuadoriano non la vorrei mai mangiare. È secca. No. Ho già provato. Ti fanno provare, no, no. Deve valerne la pena. Mettiamone questo modo. Qualsiasi più sgarro deve Deve valerne valerne la la pena, pena, devo devo essere essere contentissima. contentissima. Perché Ecco, so che sto sto bilanciando bilanciando con con le le mie mie emozioni. emozioni. Se posso riassumere, quello che tu dici è che davanti a tutto bisogna mettere il sentirsi bene, ok? Il sentirsi a proprio agio con quello che si sta facendo in quel momento. Questo va davanti a tutto, prima di qualsiasi regola o di qualsiasi... Dico bene? Troppe rigidità, tante volte, ecco, ti portano proprio anche a deviare poi da questa scelta che uno ha fatto proprio del veganismo, perché si sente in gabbia. Tante persone tornano indietro proprio perché si sentono poi costrette, però ecco, se la si prende come la prendi un po' più tu, un po' più, sarebbe meglio per tutti. Perché lo fai? Perché i vegani principalmente lo Principalmente lo fanno fanno per per etica. etica. Sì, Quindi quindi non non vogliono vogliono far far soffrire gli soffrire gli animali in animali in alcun alcun modo. modo. Io lo Io lo faccio faccio per per la la salute. salute. Quindi Quindi per per me me la la salute salute viene viene in in primis. primis. Perché Perché so so che che se se io io sto sto bene, la bene, la mia mia salute è salute è alta, alta, poi poi tutto tutto il il resto, resto, l'amore l'amore per gli per gli animali, animali, eccetera, eccetera, viene da viene da sé. sé. Perché Perché è è ovvio ovvio che che quello quello che che fa fa stare stare bene bene a a me, me, sono sono sicura sicura fa fa stare stare bene bene al al mio mio ambiente. ambiente. Chiaro che Chiaro mi che non ammalo vado lì, lì a. però Però non, non no, no, cerco cerco di di non non fossilizzarmi fossilizzarmi e di e non non vivere vivere niente niente con con dogmatismo. dogmatismo. Certo. Qualsiasi Certo. persona, Io comunque, comunque sto sto bene bene. e Okay. la E la gente gente vede che vede che sto sto bene bene. perché Perché fondamentalmente fondamentalmente non mi non mi faccio faccio problemi. problemi. Che Che la la vita vita è. è. La La vita è vita è un un giro giro in in giostra. giostra. Cioè, Cioè, se, a a volte volte non non devi devi prenderla prenderla sul sul serio, serio. perché Perché se se la la prendi prendi sul sul serio, serio, puoi puoi stare stare chiuso chiuso in in casa, casa, in un in un angolo, angolo, a a piangere piangere tutto tutto il il tempo. tempo. Altro che Altro che l'ovetto e la l'ovetto e la gallina, gallina, ci sono ci problemi sono problemi maggiori. maggiori. Certo. Sì, è vero, e sempre riguardo la tua alimentazione, ti faccio le domande, ecco, che mi hanno fatto. Per esempio, tu calcoli le calorie, perché molti Ovviamente quando no. si ecco, Assolutamente no. perché molti, proprio tanti, anche questi guru così in America, comunque almeno all'inizio consigliano di fare il calcolo, perché essendo che uno viene da un'alimentazione diciamo totalmente diversa, molto più densa a livello calorico, poi quando si approcciano alla frutta mangiano, ecco, una banana, un melone, poi lamentano stanchezza, fatica e si allontanano. Quindi molti consigliano di calcolare le calorie, quindi tu non le hai mai calcolate o, cioè, nel senso sei sempre andata a istinto, dimmi. No, No, capisco capisco il il perché perché suggeriscono di suggeriscono di calcolare calcolare le le chilocalorie, chilocalorie, infatti infatti anch'io anch'io nella nella prova prova vegana vegana proibita igienista, proibita igienista calcolo le calcolo le chilocalorie chilocalorie di di ogni ogni giorno, giorno, perché perché voglio voglio far far capire capire che che non, le non persone persone non non arriveranno arriveranno mai mai alle alle 1.800, 1.800, neanche neanche 1.600 1.600 se se non non ti ti sforzi, sforzi. e E all'inizio all'inizio è è veramente veramente importante importante nella nella fase di fase transizione transizione mangiare mangiare troppo troppo poco, poco, il primo errore è il è il primo primo errore errore che che fai io. faccio io. Sì. Calcolare le Calcolare le chilocalorie, chilocalorie, non le non le calcolo, calcolo, però le però ho le ho calcolate, calcolate, ma ma se le se le calcolo è calcolo è perché mi perché mi diverto a diverto a calcolarle. calcolarle. A me A me non non dispiace dispiace di di andare, andare e ogni ogni tanto, tanto per per gioco gioco proprio con proprio il con mio il mio ragazzo, ragazzo le le calcoliamo, calcoliamo, ma ma non non lo lo vedo vedo come come un un lavoro, lavoro, non lo non lo faccio faccio ogni ogni giorno, giorno, lo lo faccio faccio se se magari magari ho ho bisogno bisogno di di sapere, sapere, bisogno di bisogno di avere una avere una sicurezza. sicurezza. Quindi Quindi se se una una persona persona vuole vuole calcolare le calcolare le chilocalorie, chilocalorie e va va bene, bene, basta basta che che non non diventi diventi una una paranoia. paranoia. Esatto, E sì. Quando quando scatta scatta questo questo meccanismo meccanismo di di paranoia, paranoia, di di frustrazione frustrazione in in qualsiasi qualsiasi scelta scelta che che si si faccia faccia nell'alimentazione, nell'alimentazione, come come così così nella nella vita, vita, è è lì lì che si che si sta sta male, male, ed è ed è lì lì che che si si fa fa qualcosa qualcosa di sbagliato. sbagliato. Perché Perché fondamentalmente fondamentalmente qualsiasi qualsiasi cosa cosa noi noi facciamo, facciamo, noi noi stiamo stiamo parlando parlando di di alimentazione, alimentazione, ma ma qualsiasi qualsiasi cosa cosa noi noi facciamo, facciamo, qualsiasi qualsiasi nostra nostra decisione, decisione ci ci deve deve portare portare o o ad ad avere avere piacere piacere e a e a stare stare bene, bene o o ad ad evitare evitare dolore. dolore. Quindi Quindi praticamente praticamente ad ad avere avere piacere piacere. e Sì. E stare stare bene. bene. Se tu Se tu stai stai bene bene ora, ora, ogni ogni momento è momento la della tua tua vita, vita, non ti non ti devi devi preoccupare del preoccupare del futuro, futuro. perché Perché stai stai bene. bene.
È bella questa filosofia. Sì. E per qua, sempre ritornando alla dieta, tu, ecco, segui, diciamo, il modello 80-10-10, quello in pratica basato diciamo, la maggior parte delle tue calorie provengono dai carboidrati e poco da grassi e poco da proteine, oppure te la gestisci tu come ti senti, ecco, assecondando i bisogni, i desideri magari di quel momento. Perché molti quando iniziano, per esempio, ecco, c'è questo errore a mangiare troppa frutta secca, troppe proteine, però diciamo, le persone si giustificano dicendo: no, ma a me mi va questo, magari gli va un paccone di anacardi, però il problema è che all'inizio, secondo me, il corpo non è sufficientemente, diciamo, istruito per sapere bene che cosa vuole, quindi si cade in questo errore. Tu che ne pensi? Nel senso, che tipo di modello? Ecco, volendo dare un'indicazione, lo so che tu non segui i modelli, però volendo dare un'indicazione all'inizio, che cosa, come dobbiamo mangiare? Ecco. Se, Allora, di base sono totalmente d'accordo con quello quello che hai che hai detto. detto, che E c'è ha bisogno bisogno di, di prima di prima di tutto, tutto riconnettersi riconnettersi a a se se stessi, stessi, riconnettersi al riconnettersi al corpo corpo e e capire capire quello, ciò ciò che il che il corpo corpo desidera. desidera. E E fatalità, fatalità, il il crudismo crudismo è è uno uno strumento strumento perfetto perfetto proprio proprio per per ristabilire ristabilire questo questo ponte ponte tra tra coscienza coscienza e e fisicità. fisicità. Secondo Secondo me, me, la la cosa cosa migliore, migliore, numero numero uno da uno da fare, fare sarebbe sarebbe un un digiuno. digiuno. Se Se riesci a riesci a passare un passare un digiuno, digiuno, e e allora allora sì, sì, saprai saprai benissimo benissimo cosa cosa necessiti necessita dal il tuo tuo corpo. corpo. È una È una cosa cosa difficile, difficile, quindi quindi il il crudismo, crudismo secondo secondo me, è me è la la seconda seconda meglio meglio cosa. cosa. E E niente, niente, per per me me la la cosa cosa migliore è migliore è provare. provare, Cominciare, cominciare, e e se se all'inizio all'inizio hai hai bisogno bisogno un po' proprio, più, vuoi vuoi soddisfarti soddisfarti giusto giusto perché perché lo lo sappiamo, è sappiamo, è difficile difficile arrivare arrivare a a fare fare questa questa transizione ad transizione una ad una dieta dieta crudista, crudista, perché perché ci ci mancano mancano questi questi sapori sapori decisi, decisi, ci ci manca manca quella sensazione di sazietà, quella quella cremosità, cremosità, della densità la densità e e questa questa sensazione dei sensazione dei sapori. sapori. Quindi se Quindi se all'inizio all'inizio è è normale che normale si che si tenda a tenda a mangiare mangiare troppa troppa frutta frutta secca secca, o sì, o troppa troppo avocado. avocado. Fatto Fatto sta sta però però che che a a lungo lungo andare andare non non fa fa bene. bene. È È chiaro, chiaro, se se i i crudisti crudisti che che vanno vanno per per lunghi lunghi periodi periodi a a una una dieta dieta troppo troppo grassa, grassa, appunto che hai appunto che magari il magari il 60% 60% delle delle calorie chiocalorie provengono da provengono da grassi, grassi, si si troveranno troveranno affaticati affaticati tutto tutto viene viene ritardato. ritardato. E E quindi quindi quello è quello è probabilmente il probabilmente il secondo secondo grande grande errore errore dei dei crudisti. crudisti. A A mio mio parere, parere, bisogna bisogna ascoltare il ascoltare il proprio proprio corpo, ma corpo, ma come come tu tu dici, dici, bisognerebbe bisognerebbe istruirlo. istruirlo. Quindi Quindi probabilmente probabilmente il fare fare esperienza esperienza e ed avere avere pazienza pazienza è la è la cosa cosa che che magari ci magari ci porterà più porterà più avanti. avanti. Che Che è è bene bene tenere in tenere in mente mente queste queste cose, è cose, è bene bene conoscere conoscere questi questi errori errori o insomma, insomma, almeno almeno sapere, sapere, no, no, 100 100 grammi di grammi di anacardi anacardi non mi non mi fanno fanno bene. bene, Quindi quindi ne ne mangio mangio solo solo 30 30 grammi, un grammi, un pugno. pugno. E E poi poi piano piano piano, piano, se se dopo dopo 3 mesi3 mesi che che mangi mangi così, così, ti ti senti senti che hai che hai bisogno di bisogno di mangiarti mangiarti un un avocado, avocado, due due avocado avocado interi, e interi, poi poi mangiateli. mangiateli. Io Io non. non. Questa Questo dell'80-10-10 dell'80-10-10 non è non la è la mia, mia. non Non la la sento sento mia mia per per niente niente perché perché la la vedo vedo troppo troppo militare, militare. la La vedo vedo troppo. troppo. Vedo Vedo persone persone che che veramente veramente vanno vanno fuori fuori di di testa testa e e non non si si sentono sentono bene bene perché perché non si non si sentono sentono bene bene alla alla lunga. lunga. E E nemmeno nemmeno io, io, quando ho quando ho letto letto il il libro libro di di Graham, Graham, cioè, cioè, volevo volevo tirarlo tirarlo fuori fuori dalla dalla finestra finestra quando mi quando diceva di mi diceva di mangiare mangiare 15 15 cachi. cachi. Hai ragione. Non Non sono sono proprio proprio attaccata a attaccata a questo. a A questo questo 80-10-10. 80-10-10. Probabilmente mi Probabilmente mi avvicino avvicino tanto, tanto, anche anche se se calcolando le mie calcolando le mie calorie, calorie, sporo sporo prendere il 30-10% 10% di di grassi, grassi, perché perché appunto se appunto ti se mangi un mangi un avocado avocado piccolo piccolo già già sei sei fuori. fuori, Però però quando quando io io mangio mangio l'avocado l'avocado mi mi fa fa anche anche piacere piacere mangiarmene mangiarmene mezzo mezzo grande grande o o uno uno piccolo. piccolo. Quindi Quindi non provare, provare, avere avere pazienza, pazienza perché questo è questo è il periodo un periodo di transizione. di transizione. Che E comunque comunque ci ci sono sono anch'io, anch'io, lo lo riconosco, riconosco, io io non non sono, sono in fin dei non conti, sono da non sono da nessuna nessuna parte, parte, sono sono qui. qui.
e sto facendo esperienza esperienza sulla sulla mia mia pelle pelle che che continuo continuo e che e che comunque comunque continuerò continuerò per per tutta tutta la la mia mia vita vita perché perché non non credo credo che che si abbia abbia mai mai finito finito di di imparare imparare e e di di crescere, crescere, perché perché comunque comunque quello quello che che a a me me fa fa bene bene ora, ora, quello quello che che mangio mangio ora, ora, probabilmente probabilmente non non mi mi farà farà bene bene in in 2 anni,2 anni, perché perché la la Serena Serena di di ora ora non non è è la la Serena Serena del del futuro, futuro, e e anche anche quello quello che che sta sta bene bene a a me me non non fa fa bene bene a a te. te. O magari Magari sì, sì, perché perché siamo siamo abbastanza abbastanza sulla sulla stessa stessa linea. linea. Ma Ma per per esempio, esempio, se se io io faccio faccio un un digiuno digiuno o o mangio mangio super super bene bene e e poi poi mi mi mangio mangio un un pezzo pezzo di di pane pane con con avocado e avocado e pomodoro, pomodoro, non non mi mi fa fa bene, bene, lo lo sento sento pesante, pesante, ma ma se se una una persona persona è è onnivora onnivora e e si si mangia mangia il il pezzo pezzo di di pane pane con con l'avocado e l'avocado e pomodoro, pomodoro, non non è è la la migliore migliore combinazione. combinazione. Lo Lo sentiranno sentiranno leggerissimo leggerissimo e e gli gli starà starà benissimo. benissimo. Quindi, Quindi è un continuo cercare sì, l'equilibrio, no? È un continuo cercare esatto. proprio l'equilibrio. Voglio ognuno Cercare il cercare il suo suo equilibrio. equilibrio. Siamo Siamo così così diversi, diversi, anche anche se se siamo siamo così così uguali. uguali. E allora, non lo so, le domande, cioè io nel senso, ce cioè, sono talmente tante. Allora, una che mi fanno tanto. Come, scusami? Se vuoi, Se vuoi parliamo di parliamo di cellulite. cellulite. Sì, possiamo parlare esatto di perdita di peso e cellulite, che un po' anche sono connesse, che sono le domande che più ci fanno Insieme alla digestione, insieme alla insieme ai problemi digestione, di di digestione. digestione, sì, e per la pancia gonfia. Vabbè, una cosa alla volta, nel senso, Sì. adesso possiamo parlare magari. Se no, Serena. Ecco, possiamo parlare di come, di dei consigli, insomma, che puoi dare, perché allora, all'inizio, quando uno affronta la dieta così vegan, io dico roti il four, sarebbe quella che si mangia appunto crudo fino alle 4, le 6 e poi la cena il pasto cotto. Però molte donne che iniziano questo percorso lamentano soprattutto un aumento di peso e soprattutto l'aumento di questo pancione. Praticamente ho scritto un articolo da poco proprio su questo Melon problema, belly. melon belly, come si dice in America. Tu puoi darci dei suggerimenti e poi parliamo ecco del problema della cellulite. Ok, Ok, come come hai hai detto detto tu, tu, le le persone persone che che iniziano iniziano questo questo tipo tipo di di dieta dieta hanno il hanno il melon melon belly belly e e hanno hanno questo questo pancione, pancione, hanno hanno gas, gas, gonfiore, gonfiore insomma, insomma, hanno hanno questi questi tipi di tipi di problemi problemi digestivi. digestivi. Il Il fatto fatto è è che che agli agli inizi, inizi, se se noi noi veniamo veniamo anche anche da da una una dieta dieta vegetariana vegetariana o o anche anche vegana, vegana, ma ma ad alto ad alto consumo di consumo di cotto, cotto, come come comunque comunque la la dieta dieta vegana vegana è, è, perché i perché vegani i vegani mangiano mangiano tutto tutto e e non non è è una una dieta dieta limitativa limitativa per per niente. niente. No. Bisogna Bisogna pensare pensare che il che il nostro nostro sistema sistema gastrointestinale gastrointestinale è è intasato. intasato. Ci Ci sono sono tanti tanti detriti, detriti, c'è c'è tanto tanto da da portare portare via. via. E E se se noi noi mangiamo mangiamo un un pezzettino pezzettino di di frutta, frutta, cosa cosa succede? succede? Che Che quando quando passa passa attraverso lo attraverso lo stomaco stomaco e e si, diciamo, diciamo, degli degli zuccheri zuccheri si si incagliano o incagliano o rimangono rimangono lì lì dove dove non non dovrebbero dovrebbero stare, stare, cominciano a cominciano a fermentare fermentare grazie grazie all'azione all'azione batterica, batterica. però con Però la con la fermentazione fermentazione si si produce produce alcol, alcol, gas. gas. Ed Ed es e spesso è spesso è solo solo una una questione questione appunto del appunto del periodo di periodo di transizione. transizione. Ti Ti ripeto, ripeto, la la cosa cosa migliore migliore da da fare fare sarebbe sarebbe passare passare attraverso un attraverso un digiuno digiuno o o un periodo un periodo anche anche lungo, lungo, se non se si non fa si fa nessuno nessuno ha tutto il dispurgo, periodo di dice lui. Dispurgo. Sì. Però è Però naturale, naturale, no? no? Non Non da da prenderci prenderci le le cose cose per. per. Non Non sono sono proprio proprio d'accordo d'accordo con con tutti tutti questi questi lavaggi, lavaggi, eccetera. lavaggi epatici, cose non. Dipende, Dipende, dipende dipende dai dai casi, casi, ma ma l'igienismo l'igienismo non non è è per per questi. questi. Non Non sostiene sostiene questo questo tipo tipo di di cura, cura, perché perché alla alla fine fine sempre di sempre una di una cura cura si si tratta tratta e e di di una una violenza violenza si si tratta. tratta. Anche Anche se se credo credo che che in in certe certe situazioni, situazioni, per per certe certe persone, persone, possa possa essere essere di di grandissimo grandissimo aiuto, aiuto, non dovrebbe dovrebbe essere essere una una moda, moda, non non dovrebbe dovrebbe essere essere la la cosa cosa da da fare. fare. Lo Lo faccio faccio io io da da sola a sola a casa, casa, così. così. Comunque, Comunque, perché comunque comunque l'igienismo l'igienismo capisce capisce l'importanza l'importanza della della pulizia, pulizia, probabilmente probabilmente sono sono stati i stati i primi primi ad ad introdurre la introdurre la pulizia, pulizia, l'igiene, l'igiene, proprio proprio l'igiene l'igiene di come come la la pensiamo pensiamo noi noi occidentali, occidentali, anche in anche in campo campo medico, sono medico, stati i sono stati i primi a primi a dire di dire di pulirsi le pulirsi le mani, mani, eccetera. eccetera. E E capiscono capiscono anche anche della della pulizia pulizia interna, interna, ma ma la la pulizia pulizia interna interna ci ci pensa pensa il il corpo, corpo, perché è perché una è macchina una macchina estremamente, estremamente, infinitamente infinitamente più più intelligente intelligente di di quello quello della della nostra nostra mente mente e e dei dei nostri nostri
qualche migliaio di anni di medicina. Quindi, dove eravamo? Che sì, gonfiore è abbastanza normale in tante persone. L'aumento di peso anche può essere normale, ma è questo aumento di peso grasso o è semplicemente una ritenzione idrica? Esatto. Perché Perché fondamentalmente, fondamentalmente, se tu se tu vieni vieni da da un'alimentazione un'alimentazione piena piena di di sostanze, sostanze tossiche, tossiche, come come anche anche la la vegana vegana cotta, cotta, poi poi quando quando mangi mangi tanto tanto crudo, crudo, queste queste tossine tossine vengono vengono riportate riportate nel nel sistema sistema per per espellerle. espellerle. Però Però per per poter poter fare fare questo questo abbiamo abbiamo bisogno, bisogno, spesso il spesso il corpo corpo usa usa grasso grasso e e acqua acqua per per mantenere mantenere queste queste tossine in tossine in soluzione. soluzione. Quindi Quindi produce produce anche anche grasso grasso proprio proprio per fare in per fare in modo che modo che queste tossine isolarle, irritino, irritino il il corpo corpo e e anche anche acqua acqua per, appunto appunto per per proteggersi, proteggersi, ma ma poi poi piano 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 se ne se ne va va via. via. Ok. Diciamo quanto può durare questo periodo? Perché ad esempio a me ancora dura, sono diciamo più di 2 anni, diciamo quasi 3 che ho iniziato questo percorso, ovviamente con alti e bassi, come te non sono rigida per niente, proprio di carattere, quindi lo applico anche questa cosa all'alimentazione, quindi ancora un po' di questo problema ce l'ho, più o meno il tempo dipende sempre da caso a caso o... Allora, Allora, dipende da dipende da caso a caso a caso, ma caso, ma quando quando dico, dico... poche Poche settimane, al settimane, al massimo non massimo non 2 anni, 2 anni. quindi Quindi credo credo che il che il tuo, tuo bisognerebbe bisognerebbe vedere, vedere, perché perché c'è c'è appunto appunto caso a caso a caso. caso. Non so Non so se se leggevo leggevo bene, bene, ma ma soffri soffri anche anche di di gastrite? gastrite? No, no, io gastrite no. No, Però forse una sono una signora signora che... che sì, no, di problemi digestivi non ne ho, ecco, soltanto questa cosa del gonfiore che ogni volta, ecco, che mangio un po', ma forse probabilmente perché mangio tardi la sera, molte, molto, infatti questo è un errore che si fa tanto spesso, poi soprattutto noi del sud, se non si fanno le 9:30 non mangiamo, molte volte anche le 10, quindi penso che sia più dovuto a questo e al poco sonno, perché poi vado a dormire, andiamo a dormire sempre tardi. Questa è sicuramente Sicuramente una una cosa cosa su su cui cui dovreste dovreste lavorare lavorare tantissimo, tantissimo. cioè provare Provare proprio a proprio a mangiare mangiare non non dopo dopo le le 8. Sì. 8 e E non non andare a andare a letto letto dopo dopo mezzanotte, mezzanotte. perché Perché quando quando se se tu tu vai a vai a letto dopo letto dopo mezzanotte mezzanotte, tagli tagli proprio proprio l'energia al l'energia al corpo. corpo. Andate a Andate a letto letto prima di prima di mezzanotte, mezzanotte, vi vi sentirete sentirete molto 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 meglio. meglio. E Sì. se Se riuscite a riuscite a mangiare mangiare almeno almeno 2 ore 2 ore prima di prima di andare a andare a letto, letto, noterete noterete sicuramente sicuramente un un aumento di aumento di energia il energia il giorno giorno dopo, dopo. da Da questo questo sicuramente. sicuramente. Non so Non se so se da da questo questo proprio proprio possa possa dipendere dipendere il il fatto fatto del del gonfiore. gonfiore. Hai Hai gonfiore gonfiore giornalmente giornalmente con con qualsiasi qualsiasi cosa cosa che che mangi mangi o o ci ci sono sono delle delle cose cose che che supportano supportano questo questo gonfiore? gonfiore? Diciamo che quando io mangio tanta frutta, quindi dopo i miei pasti di frutta, ma anche quando mangio la sera il cotto, le patate, sempre c'è questo pancione. Adesso è diminuito rispetto a prima, è diminuito di Il tanto. pancione, ora non Vabbè, esageriamo. prima ce l'avevo, adesso un po' di meno, però ecco, ho notato che per esempio quando mangio per esempio, più verdura, anche cotta, e meno carboidrati, quindi meno patate, c'è meno gonfiore. Quindi non so, sto sperimentando anche io. Come Come sono le sono tue le tue porzioni? porzioni? Sono abbondantissime. Di cotto pure sono molto abbondante. Cioè abbondo di tutto, sia di frutta che di verdura che di cotto. Forse ecco, anche dici dovrei ridurre il cotto? A ridurre il Ridurre il cotto. cotto. Allora, per Allora, la per la sera sera mangia mangia prima, prima. ragazzi, Ragazzi, siete siete assieme, assieme, lo lo state state facendo facendo assieme, assieme, siete siete grandissimi, grandissimi. siete Siete una una coppia, coppia, no? no? Sì. Sì. Perfetto. E Perfetto. E allora, allora, visto visto che che siete siete così così fortunati fortunati che che state state facendo facendo transizione a transizione a questo questo percorso percorso assieme, assieme, che che è è una una rarità, rarità, vi vi dico. dico. Io Io mi mi sento sento fortunata, fortunata, quindi quindi mi mi sento sento proprio proprio di di esprimervelo a esprimervelo a voi che voi che avete avete questa questa cosa cosa d'oro. d'oro. Mettetevi Mettetevi l'impegno, l'impegno, mangiate mangiate prima, prima, andate a andate a letto un po' letto un po' prima. prima E e prova a prova a ridurre ridurre il tuo, la la parte di parte di cotto cotto e e prova prova anche a anche a evitare evitare il il glutine. glutine. Ok, ecco. Prova È proprio lui è per quello 2 settimane. che mi porta sulla cattiva strada, perché lui è un pastarolo mai visto. Sì, no, è No, è normale, normale, però però sai sai cosa? cosa? Anch'io ero Anch'io pastarola pastarola. e E quando quando smetti di smetti di mangiarlo, mangiarlo, io io credo credo proprio che proprio che questo questo glutine, glutine della, della, specialmente specialmente della della pasta, pasta, crei crei dipendenza. dipendenza.
Perché quando smetti di mangiarlo per 2, 3, 4 settimane, poi non ne hai più voglia. Però se cominci a mangiarlo 2 o 3 volte di fila, ricadi nella voglia o di pane o di pasta. Ma se invece smetti e non hai più quella voglia, la mangi una volta ogni tanto, mangi prima in quantità minori e secondo non hai quella stessa voglia, quella stessa fame. Perché proprio le cellule non sono più abituate. Quindi prova per 2 settimane a mangiare niente glutine e vedi come va la tua pancia. Ci lavoreremo. Perché altrimenti potrebbero essere svariati le ragioni. Potrebbe anche essere che c'è un parassita o un qualcosa. Hai mai provato per un digiuno? No. Solo a frutta, no, digiuni proprio no, proprio per niente. No, devo provare. No, ti do alcune soluzioni. Nel senso, sono sempre stata un po' fredda. Ho letto di digiuni, leggo io spesso Vaccaro, dei benefici, però non lo so, perché a parte che ho una vita un po' movimentata, nel senso ho paura di cadermene come una pera secca mentre sto facendo qualche cosa. E quindi soprattutto per questo non l'ho fatto. Ho paura proprio di questi cali di energia. C'è bisogno di tanto riposo, sì. Hai bisogno di riposare, però ti dico, il digiuno è la cosa più veloce, più sicura e che aiuta in tantissime situazioni, praticamente in quasi tutte le malattie o disturbi o problemi. Poi del sistema gastrointestinale, devi pensarti che la mucosa, per esempio, si rigenera in appena 2 settimane. Quindi qualsiasi persona che ha problemi gastrointestinali, se loro facessero un digiuno anche di appena 1 o 2 settimane, non avrebbero più bisogno di operazioni, medicine, eccetera. Scusami, tu quando parli di digiuno a sola acqua o anche di digiuni di sola frutta? Perché ho letto un tuo articolo insomma, che avevi scritto riguardo appunto questi vari tipi di digiuno. Per risolvere questi problemi, ecco, di digestione, tu consigli digiuno a sola acqua o solo acqua? Se c'è più un problema forte o comunque c'è un problema che persiste da 2 anni, allora solo acqua. Il digiuno, comunque, il vero digiuno è a sola acqua. Non esiste altro digiuno. Poi io li ho chiamato semi digiuno se è acqua e limone o acqua di cocco. E il resto è una dieta a mano cotta. Sì. Perché digiuno vuol dire proprio assenza di tutto. E non ci sono problemi se lo facciamo noi da soli o dobbiamo per forza andare in un centro per farci seguire? Se è corto, fino ai 3-5 giorni, secondo me non c'è problema farlo da solo in casa. Fino a 7 giorni se te lo senti. Cioè, io ho visto persone che fanno anche più lungo, però in quel caso non che io abbia suggerito assolutamente. Più lungo di 1 settimana bisogna sarebbe molto meglio essere seguiti, specialmente se c'è un problema grave. Ad esempio, il tuo non credo sia proprio grave, non è grave per niente. Cioè, tu mi sembri che scopi di salute, io scopi di salute non ho bisogno, però ci sono persone che hanno. Vedevo anche che parlavi della tiroide di Hashimoto e hanno tumori. Cancri, non lo fai da solo a casa, assolutamente, perché i sintomi di disintossicazione prima fanno paura anche se non hai grossi problemi. E secondo me hai bisogno di qualcuno che sia lì anche solo ad incoraggiarti. Sì, infatti il supporto morale penso che sia fondamentale. E allora B12. Sì, parliamo della B12, che è questo mito, insomma, soprattutto dicono, sai, vegani, no, non divento vegano perché ho paura di incorrere in carenza di B, poi divento stupido, nel senso questi miti che circolano intorno alla B12, che poi tra l'altro la carenza di B12, come poi penso ci dirai tu, è una carenza che non abbiamo solo noi vegani, ma tutti, perché appunto questi terreni sono impoveriti di tutte le sostanze. E quindi anche gli onnivori non sono di certo esenti poi da questo tipo di carenze. Ecco, tu la integri, non la integri, se la integri di che tipo è, che cosa in generale consigli di fare? Io personalmente non integro B12, però per mia sicurezza ho fatto un esame quest'anno, se non so se febbraio o marzo,
giusto per fare un po' il punto del discorso per me, e non è non è basta basta per per niente. niente. Come hai Come detto detto te, te, ci ci sono sono anche anche tantissimi tantissimi onnivori onnivori che che hanno hanno questa questa carenza. carenza. Però Però devo devo dire dire che che se se quando ero in andare in Germania Germania e e davo davo queste queste consultazioni consultazioni nutrizionali, nutrizionali, ho ho trovato trovato parecchie parecchie persone persone con con anemia anemia o o anemia, anemia come come anemia, anemia e e carenza di carenza di B12. B12. Erano Erano tutte tutte carnivore, carnivore, tutti tutti mangiavano mangiavano carne. carne. Ecco. Invece, Invece ora ora che che comunque comunque sono un sono un po' po' uscita uscita su su questo, su quest'altra quest'altra via via del del foodismo, foodismo, ma ma ho tanti tanti vegani vegani che mi che mi scrivono, scrivono, tantissimi tantissimi di di loro loro hanno hanno questa questa carenza carenza di di B12. B12. Prima di Prima di tutto, tutto, mi mi fa fa ridere ridere parlare di parlare di carenza, carenza, perché perché fondamentalmente fondamentalmente il il 99% delle 99% delle nostre nostre carenze carenze derivano derivano da da un un eccesso eccesso di di tutto, tutto, in particolar particolar modo modo di di cibo, cibo, di di alimentazione. alimentazione. E al E al giorno giorno d'oggi, d'oggi, invece invece di di aumentare, aumentare, di di ingozzarti di ingozzarti questi di questi multivitaminici, multivitaminici, eccetera, eccetera, integratori, integratori, probabilmente probabilmente la la cosa cosa migliore da migliore da fare fare sarebbe sarebbe lo smettere smettere di di fare fare tutto. tutto. E E anche anche qui, qui non è non è una una sorpresa, sorpresa, no, no, non non stupitevi, stupitevi, ma ma parlo parlo anche anche di di digiuno. digiuno. Tantissime Tantissime persone persone che che digiunano digiunano e e hanno hanno una una carenza carenza prima del prima del digiuno, digiuno, dopo dopo digiuno non digiuno ce non l'hanno ce l'hanno più. più. E E spesso spesso anche anche quelli quelli lì lì che che hanno una hanno una carenza carenza di di B12. 12. Questo Questo ci ci fa fa capire che, capire che uno, uno, ci ci sono sono delle delle riserve riserve nel nel corpo corpo di di qualsiasi qualsiasi elemento elemento che che vanno vanno dalle dalle vitamine, vitamine, ma ma anche le anche le proteine, per proteine, per esempio. esempio, Anche anche persone che persone che hanno una hanno una deficienza deficienza proteica, proteica, dopo dopo del del digiuno, digiuno, hanno le hanno le proteine proteine normali, normali. che E questo è questo è interessante. interessante. E E per per quanto quanto riguarda la riguarda la B12, B12, io che perché comunque comunque abbiamo i abbiamo i batteri batteri della della B12, B12, ci ci sono sono dentro di dentro di noi. noi. Il Il problema problema più più viene viene nell'efficienza nell'efficienza del del nostro nostro corpo corpo di di assorbire assorbire questa questa B12. B12. E E neanche neanche deve deve assorbire assorbire questa questa B12, B12, ma ma c'è un c'è un altro altro fattore, fattore che si che si chiama chiama fattore fattore intrinseco, che intrinseco si che si deve deve connettere connettere alla alla B12 B12 prima prima che che si si assorba. assorba. E ci Ci sono sono dei fattori fattori esterni, esterni, anche anche alimentari, alimentari, che influenzano influenzano direttamente direttamente l'assorbimento di l'assorbimento di questa questa B12, B12, che che sono ad sono ad esempio le esempio le sbagliate sbagliate combinazioni combinazioni alimentari, alimentari, caffè, caffè, tantissimo, tantissimo, alcol. alcol. E E poi poi ovviamente ovviamente anche anche disbiosi disbiosi intestinale, intestinale, quindi se quindi hai se hai anche dei anche dei parassiti, parassiti, dei dei funghi, funghi. insomma, se Insomma, se non non hai hai un un tratto tratto gastrointestinale gastrointestinale pulito pulito e e funzionante. funzionante. Invece Invece quando quando digiuni digiuni è è come come schiacciare schiacciare il il bottone bottone reset, reset, vedi che vedi il che il corpo corpo ritrova il suo ritrova il suo equilibrio, equilibrio, riesce a riesce a riassorbire, riassorbire, riesce riesce a a ricalibrare. ricalibrare. Ora, non Ora, è non che è che tutti tutti devono devono fare un fare un digiuno, digiuno, però però se se c'è c'è una una carenza carenza di di B12, B12, è è quello quello che che farei farei io io per per primo, primo, per prima, il il digiuno. digiuno. Poi Poi avevo ho appena appena scritto un scritto un articolo articolo su su come come questo questo ragazzo ragazzo Valerio che Valerio mi che mi aveva aveva scritto, scritto, anche anche lui lui aveva aveva un un problema problema di di B12 B12 e e mi mi aveva aveva chiesto chiesto cosa cosa fare, fare, perché perché appunto appunto aveva aveva provato provato l'integratore, l'integratore, aveva aveva provato provato era tornato a a mangiare mangiare latticini, latticini, ma ma non aveva funzionato. funzionato. Io Io non non è che ho è che ho saputo saputo aiutarlo, nel aiutarlo, nel senso senso che ho che ho suggerito il suggerito il digiuno, digiuno, ma ma nessuno nessuno lo lo fa. fa. E alla fine, e poi è E poi è venuto, venuto, mi ha mi ha riscritto riscritto tutto tutto contento contento che che la la sua sua B12 B12 è è risalita risalita e e ha ha trovato trovato un un modo, modo del del quale quale avevo avevo anche già anche già sentito sentito parlare, parlare, ma ma mi mi è è piaciuto piaciuto scriverne scriverne perché perché ho ho potuto potuto riportare riportare dei dei dati dati veri, veri, che che appunto appunto quello quello dei dei probiotici probiotici con con l'aggiunta l'aggiunta di di B12 B12 attraverso il attraverso via via vitamentare, vitamentare, che che è è una, una. secondo me, Secondo una me è una soluzione soluzione per per non non andare andare a a prendere prendere delle delle cose cose sintetiche, sintetiche, però però neanche neanche andare a andare a consumare consumare prodotti prodotti animali. animali. Ma scusa una domanda, ma il lievito alimentare io ho letto che però è una forma, diciamo, quando vai a fare l'analisi esce questa B12, però in realtà non, è una forma distorta, cioè nel senso che non è la vera B12, adesso non ricordo bene il concetto, su alcuni siti l'ho letto così come la spirulina, cioè. Nell'analisi esce che i tuoi livelli sono nor nella norma, però in realtà sono una forma, ecco, inattiva.
che il corpo non riesce ad utilizzare. Non lo so se questa cosa ha un fondamento o. Vedi, io questo per Questo esempio praticamente non lo non lo sapevo, sapevo, non ho mai non ho mai sentito. sentito. Quello Quello che che sapeva è sapeva che è che comunque comunque in in questo questo lievito lievito alimentare alimentare di di un un certo, di certo questa di questa marca, marca sì. c'è C'è una una cultura cultura batterica batterica che che produce produce B12. B12. Quindi a Quindi a me me darebbe darebbe senso senso che che possiamo possiamo utilizzarla utilizzarla perché perché sono i sono i batteri batteri dentro dentro lì lì che che producono producono B12 B12 con i con i loro loro scarti. scarti. Quindi Quindi sinceramente sinceramente non non saprei saprei come come rispondere rispondere a a questa. questa. Ok, tranquilla. Non lo so, Cioè, magari ha magari ha senso, senso, no? no? Quello Quello che che stanno stanno scrivendo, scrivendo non, non, solo che solo che non, non, ma ma per per me ha me ha avuto avuto senso, senso, ok, ok. prendiamo Prendiamo questi questi batteri batteri che che fanno fanno B12, che B12, che comunque comunque dovrebbero dovrebbero essere da essere da tutte tutte le le parti, parti, poi poi gli gli diamo diamo dei dei probiotici, che probiotici, comunque i comunque i probiotici probiotici fanno, fanno, li fanno fanno proliferare proliferare e e poi poi noi noi assorbiamo assorbiamo più più vitamina vitamina B12. B12. Quello che Quello mi che mi preoccupa a me preoccupa a di me di questo questo sistema sistema è è che che tu tu sei sei dipendente dipendente per per tutta la tutta la vita, vita, quindi. quindi. Esatto. Questo è. E E allora allora arriviamo arriviamo sempre allo sempre allo stesso. stesso. Certo, il tuo corpo Esatto. non è più abituato a cavarsela da solo, Esatto. no? Esatto. Esatto. Ed Ed è è veramente veramente interessante interessante questa della questa della B12. Io B12. Io sono sono totalmente totalmente contraria agli contraria agli integratori. integratori. Anche perché Anche se tu perché se tu prendi un prendi un integratore, integratore, ma ma partiamo da partiamo da questo questo concetto concetto prima, prima, il il corpo è corpo una è macchina una macchina perfetta, perfetta, un un equilibrio equilibrio che che si è si è stabilito stabilito da da miliardi e miliardi miliardi di di anni, anni, no? no? Dall'inizio di Dall'inizio di quando le quando le cellule cellule sono sono unite unite per per formare formare noi. noi. Quindi Quindi abbiamo abbiamo un'intelligenza un'intelligenza infinita infinita dentro di dentro di noi. noi. Tutto Tutto quello che quello che succede al succede al nostro nostro corpo corpo deve deve succedere in succedere in equilibrio, equilibrio, deve deve avere avere una un certa certo omeostasi, omeostasi, un un equilibrio equilibrio tra gli tra gli elementi elementi per per poter poter funzionare al funzionare al meglio. meglio. Ora, Ora, se se io ho io ho troppo troppo di di un un elemento, elemento, ma non ma ho non ho abbastanza di abbastanza di quest'altro quest'altro elemento, elemento, che che cosa cosa me me ne ne faccio? faccio? Devo Devo estrarlo. estrarlo. E E quindi quindi è, vai a vai a fossare il fossare il corpo. corpo. Quindi Quindi gli integratori l'integratore di di qualsiasi qualsiasi tipo tipo sono sono praticamente una praticamente una bufala. bufala. Perché Perché se se devi devi anche anche pensare pensare che che se se ti ti manca un manca un qualcosa, qualcosa, non è non è solo solo quello quello che che ti ti manca, manca, ma ma vai a. vai a C'è c'è un. un Non c'è non un c'è un equilibrio equilibrio generale, generale, vuol vuol dire che dire c'è che c'è qualcos'altro qualcos'altro che mi che mi sta sta risentendo. risentendo. Se Se tu tu hai hai un un organo, organo, hai una hai una malattia malattia su un su un organo, hai una organo, hai una malattia malattia ai ai reni, reni, non non vuol vuol dire dire che che c'è c'è solo solo problemi problemi ai ai reni, reni, vuol vuol dire dire che che sta sta succedendo succedendo qualcosa qualcosa a a livello livello intero, intero, no? no? Quindi, Quindi, questa questa parte parte della della sintomologia, sintomologia, i i dottori dottori vanno a vanno a indicare indicare la la parte parte e e a a riconoscere i riconoscere i sintomi. sintomi, sì, Ma ma bisogna bisogna capire capire da da dove dove viene, viene, qual è qual è la la causa. causa, E e la la causa causa solitamente non solitamente è non è unilaterale. unilaterale, Non è non è solo, solo oh, magari, Madonna, Madonna, quei quei reni reni non non funzionano funzionano bene, bene, o o non non so, so, c'è c'è l'appendice l'appendice che che si è si è infiammata, infiammata, tagliamola. tagliamola. No, No, c'è un c'è un problema, problema, stiamo stiamo facendo facendo delle cose. disequilibrio. Sì, che molte volte è dato anche, ecco, dallo stile di vita, dallo stress. Lo stress secondo me significa tanto in questo stile di vita. Infatti, ecco, oltre proprio ai fattori prettamente alimentari, no? Che stile di vita segui tu? Nel senso, se ti alleni, che tipo di allenamenti fai? Come Esercizio in, fisico e sì, spirituale. per esempio, se mediti, io ho visto un video, ho visto che hai pubblicato un video anche sulla meditazione, no? Quindi, secondo me, è un aspetto fondamentale. Da quando la pratichiamo, comunque, io e lui è cambiato tantissimo. E Ah, ecco, parlaci sì. anche di questo, perché secondo me, oltre l'alimentazione, cioè, non vorrei dire che forse questi sono gli aspetti più importanti, però Probabilmente sì, probabilmente sì, probabilmente sono sono più più importanti importanti. dell'alimentazione, secondo il mio punto di vista. Non so, dici il tuo anche. Ok, noi Ok, noi parliamo di parliamo di alimentazione. alimentazione. Parliamo di Parliamo di alimentazione alimentazione fondamentalmente fondamentalmente perché è la perché è la cosa cosa più più hot, hot. diciamolo. Diciamolo. Tutti Tutti sono sono attratti attratti dalle alle ricette, ricette, eccetera. eccetera. Quando Quando pubblico pubblico i i miei miei video video sulla sulla meditazione meditazione ricevo ricevo molto molto meno meno hits. hits. Quindi Quindi è è ovvio ovvio che che vado a vado a parlare parlare più più di di alimentazione. alimentazione. Però il Però il fatto fatto che che io io amo amo l'igiene l'igiene naturale naturale proprio proprio perché perché non non è è solo solo l'alimentazione, l'alimentazione, è è un'alimentazione a l'alimentazione una una parte. parte, Ma ma l'igiene l'igiene naturale naturale studia studia tutti i tutti i fattori fattori che che rendono rendono la la vita vita e la e la salute salute dell'uomo dell'uomo possibile. possibile. Quindi Quindi andiamo andiamo da da alimentazione, alimentazione, attività attività fisica fisica vigorosa, vigorosa, ma ma anche anche aria aria pura, pura, acqua acqua fresca, fresca, relazioni relazioni sociali sociali amorevoli, amorevoli.
temperatura gradevole, ambiente gradevole esterno. Ce ne Ce ne sono sono tantissimi, tantissimi, insomma, di insomma, di fattori fattori sui su quali quali luce luce solare, solare, sui sui quali quali noi noi possiamo possiamo andare andare a a lavorare. lavorare. E sicuramente Sicuramente si si riconosce riconosce il il fatto fatto del del tavolo tavolo che che sta sta su su quattro, quattro, su quattro quattro piedi, piedi, insomma. pilastri, Ok, sì, c'è il c'è il livello livello fisico, fisico, ma ma c'è c'è anche il anche il livello livello mentale, mentale, c'è il c'è il livello livello spirituale. spirituale. Ah Ah no, no, dovrebbe dovrebbe essere essere tre, tre, no? no? Fisico, Fisico, mentale, mentale, emozionale e emozionale e spirituale. spirituale. Per quanto Quanto riguarda riguarda il il fisico, fisico, penso penso siano tutti e siano tutti e quattro quattro importanti, importanti, ma ma sono sono vari vari livelli. livelli. Il Il fatto è fatto che è il che il fisico fisico siamo siamo responsabili responsabili ed è ed è molto molto più più facile facile andare a lavorare andare a lavorare su su questo questo livello livello con con efficacia, efficacia, perché perché noi noi possiamo possiamo decidere decidere che che cosa cosa mettiamo mettiamo nella nella bocca. bocca. Noi Noi possiamo possiamo decidere decidere di di andare a andare a prendere il prendere il sole. sole. Noi Noi possiamo possiamo decidere di decidere di comprarci comprarci un un filtro filtro ed ed avere avere l'acqua l'acqua più più perfetta. perfetta. Emozioni Emozioni e e la la mente mente sono sono molto molto più più difficili difficili da da controllare. controllare. Spirito, Spirito, ragazzi, ragazzi, siamo siamo veramente veramente distanti distanti da da lì. lì. Sono Sono sicura sicura che che lo lo spirito spirito sia sia la la cosa cosa più più importante, importante, ma ma se se noi noi non non stiamo stiamo bene bene su su questi questi livelli, livelli, abbiamo abbiamo veramente veramente poco a poco a che che fare fare con con questo questo livello, livello, perché perché è è troppo troppo in in alto, alto, è è troppo troppo etereo. etereo. Non Non diciamo, possiamo decidere decidere ora, ora, sono sono spirito spirito e e vedo vedo le le cose, cose, vedo vedo la la geometria, geometria, vedo, vedo, sono sono spirito, spirito, sono sono cuori, cuori, no? no? Però Però posso posso decidere di decidere di mangiarmi mangiarmi un un frutto frutto piuttosto piuttosto che che un un pezzo pezzo di di carne carne morta. morta. Mm? Sicuramente, tantissimo sicuramente. Cioè, io personalmente, ecco, ho notato un miglioramento stratosferico da quando, ecco, non ero nemmeno vegetariana, a quando poi sono diventata vegetariana, proprio anche a livello empatico, non parlo proprio di spirito perché magari questo è un po', però a livello empatico sicuramente un cambiamento proprio abnorme. E sì, no, volevo portare la mia esperienza, insomma. Assolutamente. E questa è Questa è anche la anche la meditazione. meditazione. Da Da quando io quando io faccio faccio meditazione, ho meditazione ho cominciato più o cominciato più o meno meno 6 anni6 anni fa fa con con Nicolas, Nicolas, perché perché appunto appunto lui lui è è abbastanza abbastanza in in queste queste cose, cose, anche anche perché perché è è andato, andato, no? È no? È andato a andato a vivere vivere 2 anni 2 anni in in Asia, Asia, prima prima di di incontrarci. incontrarci. E la meditazione La meditazione mai ha mai ha cambiato cambiato la la vita. vita. Se Se non non medito medito non non ho ho direzione. direzione. Mi Mi sento sento anch'io anch'io meglio, meglio, più più focalizzata, focalizzata, concentrata, concentrata, sento sento che che ho ho più, più, sento che sento ho che un ho un posto posto su su questo questo mondo, mondo, molto molto di di più, più, che che se se non non la la faccio. faccio. E E poi poi, come come dici dici tu, tu, sento sento più più le le cose, cose, ho ho anche anche più più controllo controllo su su me me stessa, stessa, anche anche delle delle mie mie emozioni. emozioni. E E sicuramente sicuramente anche anche il il livello, livello, l'alimentazione l'alimentazione aiuta, aiuta, però però anche anche la la meditazione, meditazione, appunto, appunto, che che io io faccio. faccio. Adesso non mi Adesso non mi sento di sento di dire dire giornalmente giornalmente perché perché sono sono appena appena arrivata arrivata dall'Europa, dall'Europa, quindi quindi sono sono stati stati 2 mesi2 mesi con tratti e contratti e basti, basti, sia di sia di alimentazione alimentazione sia sia di di stile di stile di vita, vita, però però fondamentalmente fondamentalmente sì, sì, ogni ogni giorno giorno almeno almeno 20 20 minuti minuti meditazione meditazione per per me è me è necessaria. necessaria. Poi Poi ci ci sono sono tantissimi tantissimi altri altri strumenti, strumenti, tipo come diciamo diciamo, Qigong, Qigong, ma ma c'è c'è anche anche yoga, yoga, c'è c'è Tai Tai Chi, Chi Matteo e altri. fa, Matteo fa sempre Tai Chi, sì. E E quello è quello anche il anche il muovere muovere l'energia, l'energia, perché perché sono, sono, se se noi noi ci ci concentriamo concentriamo solo solo sull'alimentazione, sull'alimentazione, probabilmente il probabilmente il nostro nostro corpo corpo comunque comunque lo lo stiamo stiamo utilizzando utilizzando ogni ogni giorno, giorno, no? no? Però Però con con Tai Tai Chi, Chi, con con il il Qigong, Qigong, vai vai a a lavorare lavorare con con la la tua tua energia energia e a e a riprendere la riprendere tua la tua energia. energia. O O anche anche a ricostruire, ricostruire, no? no? Se noi Se siamo noi come siamo una come una batteria, batteria, che ogni ogni anno anno questa questa batteria batteria si si esaurisce, esaurisce, no? no? Perché Perché lo lo stiamo stiamo utilizzando utilizzando nel nel ciclo ciclo degli degli anni. anni. Diciamo Diciamo con con queste queste tecniche tecniche andiamo andiamo a a riempirla riempire l'acqua l'acqua di di sì, energia energia vitale. vitale. Ma Ma anche anche per per esempio esempio camminare a camminare a piedi piedi scalzi scalzi sulla sulla terra, terra. ottimo, Ottimo. questo Questo possono possono fare fare tutti. tutti. No, ma No, ci ma ci sono sono degli degli strumenti strumenti che ci che ci aiutano aiutano anche anche su su altri altri livelli livelli e e che che sicuramente sicuramente sono sono tanto tanto importanti, importanti, se se non non di di più più importanti importanti che che il livello livello fisico. fisico. Solo Solo che che a a questo questo momento, momento, a a questo questo momento momento sociale, sociale, di di esistenza esistenza mondiale, mondiale, è è più, più, siamo siamo ancora ancora a un a un certo certo livello. livello. E E ci ci sono sono alcune alcune persone persone che che si si avventurano avventurano in in altri altri livelli, livelli, certi certi che che sono sono ancora ancora
all'epoca, tipo le persone qui. Però Sono anche anche a a un un altro altro livello. livello. Meno Ma male che non questo capiscono l'italiano perché No, se non è niente di cattivo, cattivo, non è neanche niente neanche niente di di arrogante. arrogante. È È quello quello che che è, è, ma è ma è normale normale ed è ed è necessario. necessario. Siamo Siamo tutti tutti passati passati da da questi questi livelli. livelli. Noi Noi italiani italiani andavamo a andavamo a fare fare le le crociate, crociate, a a mostrare mostrare punti, punti, eccetera, eccetera, ai ai romani. romani. È È un un livello livello di di coscienza coscienza di di una una certa certa cultura cultura e e poi poi di di distinte distinte persone, persone, però però tutto tutto stiamo stiamo arrivando arrivando a a quello quello che che deve deve essere essere ed ed è è tutto tutto perfetto. perfetto. Abbiamo Abbiamo bisogno bisogno di di queste queste persone persone anche anche a a questo questo livello. livello. Perché Perché comunque comunque ci ci aiutano aiutano ad ad arrivare arrivare ad ad altri altri livelli. livelli. Non Non puoi puoi andare andare da da qui qui a a qui, qui, hai hai bisogno bisogno di di fare fare dei dei passaggi. passaggi. Vabbè, Vabbè, non non so so se se qui qui c'entra c'entra niente, niente, ma ma anche anche reincarnazione, reincarnazione, karma, karma, non non credo credo che che certe certe persone persone siano siano qui qui da da una una o o due due vite vite e e ci ci sono sono anime anime che che hanno hanno fatto fatto tanta tanta strada strada ed ed è è per per questo questo che che si si trovano trovano a un a un certo certo punto. punto. A A una una certa certa coscienza coscienza in in un un certo certo luogo, luogo, ora. ora. Sarebbe bello approfondirlo, però mi sa No, che passerà. Cioè, possiamo stare tutto il giorno lo ore a so, parlare. infatti quando mi hai Quando mi hai fatto fatto quelle quelle domande che domande che sono sono ottime, ottime, cioè, cioè, queste queste tue tue domande domande potremmo potremmo parlarne parlarne e e sinceramente sinceramente proprio proprio farne farne un un record record e e darle darle come come webinar. webinar. Sì, quello Sono penso cose veramente sicuramente. interessantissime. Sì, no, è vero, lo faremo perché poi vedo che insomma mi piace tanto come rispondi. E va bene, niente. Allora c'era la domanda sulla socialità, un po' però nel senso, io ho letto l'articolo di tuo padre, no? Che, con l'igienismo, dell'esperienza che ha fatto. Quindi tu comunque sei riuscita a trasmettere, ecco, attraverso il tuo esempio, no? Attraverso la tua, gioia di vivere, la tua freschezza, cioè questo tuo modo di vivere. Anche alla tua famiglia, e cioè, che cosa consigli alle persone? Perché tante persone, quando si aprono degli ostacoli che trovano, è proprio questo fatto di non sapere come spiegarlo agli altri, di come rapportarsi. Se tu, ecco, ci dai un consiglio proprio su questo, su che atteggiamento adottare, ecco, nei confronti di quelli che non capiscono quello che stiamo facendo. In particolare, ecco, poi i crudisti, quello che mangi solo frutta, oddio, cioè, vabbè, cominciano a prendere in giro, a me mi chiamano mangia meloni, mangia banane, cioè, hai delle dritte, diciamo. Sì, in realtà In realtà avevo ho già già scritto scritto due due articoli articoli che che sono sono ottimi, ottimi, non non so so se se li li hai hai letti. letti. Sì, Sì, li ho letti. Uno l'ha scritto anche il tuo ragazzo, vero? uno L'ho del letto. mio ragazzo e uno Ragazzo, l'ho uno l'ho scritto scritto io, io. perché Perché appunto ho appunto ho notato notato anch'io anch'io che che la la pressione pressione sociale sociale probabilmente probabilmente è il è il nemico nemico numero numero uno uno dei dei vegani vegani e e vegetariani, vegetariani, in in Italia Italia quantomeno. quantomeno. O O non lo non lo so, so, cioè cioè sinceramente sinceramente dipende dipende anche anche dalle dalle persone, persone, perché perché io io qui qui non non ho ho problemi, problemi, vivo vivo in in una. una. In In un un contesto contesto anche anche diverso. diverso. Però Però devo devo dire, dire, quando quando sono sono venuta venuta in in Italia, Italia, in in Europa, Europa, cioè cioè la la gente, gente, anche anche io io rincontro, rincontro, per per esempio, esempio, c'è c'è stata stata la la pizza pizza di di classe classe dei dei miei miei compagni compagni delle delle elementari. elementari. Io Io non non li li vedevo vedevo da da 10 10 anni anni e e loro, loro, senza senza dirmi dirmi niente, niente, cioè cioè senza senza dirmi, dirmi, sappiamo sappiamo che che non non mangi mangi in un in un certo certo modo. modo. Loro Loro mi mi hanno hanno detto: detto: Serena, Serena, cerchiamo cerchiamo un un posto posto dove dove fanno fanno anche anche vegano, vegano, perché perché così così tu tu puoi puoi mangiare mangiare qualcosa. qualcosa. Allora Allora ci ci sei sei stata stata fortunata. fortunata. Io Io ci ci sentita sentita veramente veramente colpita colpita perché perché persone persone che che non non vedi vedi da da 10 anni 10 anni e e persone persone che che ti ti conoscono conoscono quando quando sei sei piccolino, piccolino, dici: dici: beh, beh, quelle quelle sono sono proprio proprio le le più più taccagne, taccagne, no? no? Sono Sono le le prime prime che che vengono vengono a a dirti dirti qualcosa. qualcosa. Però Però invece invece ho ho trovato trovato un'apertura un'apertura mentale mentale incredibile incredibile e e ci ci sono sono adesso adesso tantissimi tantissimi ristoranti, ristoranti, tantissimi tantissimi posti posti in in cui cui fanno fanno vegano, vegano, quindi quindi le le cose cose stanno stanno diventando diventando più più semplici. semplici. Poi Poi non non vorrei vorrei ripetere ripetere quello quello che che c'è c'è scritto scritto nell'articolo, nell'articolo, ma ma due due rimandiamo all'articolo allora, dai. però Però ti ti dico dico la la cosa cosa che che secondo secondo me me bisogna bisogna fare. fare. Niente. Niente. L'unico L'unico modo modo per per influenzare influenzare queste queste persone persone è è essere essere l'esempio. l'esempio. Non Non puoi puoi dirgli dirgli mangia mangia così, così, perché gli perché gli stai stai dicendo dicendo che che qualcosa è qualcosa è sbagliato. sbagliato.
E questo è un attacco alla sua cultura e al suo ego, che è la che è la cosa cosa più più cara cara che che noi noi tutti abbiamo, abbiamo, il il nostro nostro ego. ego. Ed è Ed è la cosa che la la cosa cosa peggiore peggiore che è la è la cosa che cosa ci che ci tira tira più più giù, giù, ma ma purtroppo purtroppo ce ce l'abbiamo. l'abbiamo. Come diceva Matteo, il concetto del V-Way, dell'agire non agendo, è un concetto Non fare taoista, nulla. sicuramente lo conosci. Sì, esatto, non fare. No, che non fare nulla, di non fare niente, nel senso, Uveino. esatto, di agire da esempio, come ha detto lei, non c'è cosa migliore, è vero. Anzi, Irina e Domenico dicevano addirittura del disinteressarsi, cioè di dire noi stiamo bene, poi veditela tu, cioè nel senso di quasi di non voler dare informazioni su quello che uno sta facendo. Se vuoi, insomma, io ho fatto questa scelta, poi se la vuoi fare mi vieni a chiedere, non che io devo, ecco, mettermi a parlare come poi ha scritto anche il tuo ragazzo. Sì. Ma più che non Siano siano onestamente, onestamente, genuinamente interessati. interessati. Allora, in modo Allora, in modo tu tu sei sei uno uno strumento strumento che non che sei non sei nemmeno nemmeno tu, tu, che che comunque comunque se, siamo siamo sempre sempre diretti diretti dall'alto dall'alto a, appunto appunto a a dare dare la tua, le le tue tue informazioni, informazioni, a a dare dare il tuo, tuo, la la tua tua parte, parte, no? no? Però Però il il fatto è fatto che è che tutti tutti passiamo stiamo per per una una fase fase missionaria. missionaria. Quando Quando leggiamo leggiamo all'inizio all'inizio vogliamo vogliamo dirlo a dirlo a tutti tutti perché perché abbiamo abbiamo scoperto scoperto una una cosa cosa così così fantastica fantastica e l'abbiamo l'abbiamo provata provata e e ha ha cambiato cambiato la la vita vita di di milioni milioni di di persone. persone. Perché Perché non non lo lo fai fai anche anche te te che che magari magari stai stai male male e e vedi vedi che che ti ti stanno stanno uccidendo uccidendo con con la la forchetta? forchetta? Specialmente Specialmente se se ci ci sono sono cari, cari, no? no? I I genitori, genitori, la la famiglia. famiglia. Ma Ma stai stai attenta, attenta, non non farlo farlo mai mai, perché perché io ho io ho avuto avuto tante. tante. Tanti Tanti problemi problemi perché perché all'inizio lo all'inizio lo facevo facevo anch'io con anch'io mia con mia mamma, mamma, tantissime tantissime discussioni. discussioni. E E invece ho invece ho visto visto che che negli negli anni, anni, non non facendo facendo niente, niente, magari magari anche anche ho ho avuto avuto la la fortuna fortuna di di essere essere così così distante, distante, quindi quindi passavano passavano dei dei mesi, mesi, vedevo vedevo che che ogni ogni volta, volta, ogni ogni rincontro, rincontro, cambiavano cambiavano qualcosa, qualcosa, oppure oppure a una ogni telefonata telefonata mi mi dicevano, dicevano, ah, ah, ma ma sai, sai, è è da da un un mese che mese che non non compro compro più carne. carne. Ottimo! Ottimo, per magia. È vero. E E poi poi non non appena appena loro loro sentono, sentono, proprio lo proprio lo senti, senti i i miglioramenti miglioramenti su su te te stessa stessa o o su su loro loro stessi, stessi, è è quello il quello il momento in momento in cui la cui la vita vita cambia. cambia. Perché Perché sei sei ancora ancora più più convinto convinto di di quello quello che che stai stai facendo. facendo. E E una una volta volta che che sei sei convinto convinto di di quello quello che che stai stai facendo, facendo, non non hai hai più più bisogno bisogno di di dirlo dirlo agli agli altri. altri. Perché Perché fondamentalmente fondamentalmente quando lo quando lo diciamo agli diciamo agli altri, altri, stiamo stiamo ancora ancora cercando di cercando di convincere convincere noi noi stessi. stessi. Sì, è vero. Cioè, Cioè, sei sei sicuro di sicuro di quello che quello stai che stai facendo? facendo? Se ne frega, mangiatevi la Mangiatevi la carne. carne. Proprio, è vero. Mangiatevi Mangiatevi quello che quello che volete, volete, se se avete avete dei problemi, problemi, io io sono sono qui. qui. Pure noi, i nostri amici all'inizio ci prendevano per matti, poi piano piano, uno dopo l'altro, sono diventati, non dico vegani, però perlomeno vegetariani, tutti quelli, cioè la maggior parte dei nostri amici, anche quelli, io dico quelli che stanno più a contatto con noi, sono diventati vegetariani. Quindi dall'esempio è vero, parte tutto, è proprio così. È tutto. Tutto. L'esempio è L'esempio è l'unica l'unica cosa cosa che che possiamo possiamo fare fare della della cosa cosa migliore. migliore. Gandhi Gandhi non non poteva poteva dirlo dirlo meglio. meglio. Sì, Sì, cambiamento cambiamento che che vuoi vuoi vedere vedere alla fine alla del fine del mondo. mondo. E E quando quando l'ho l'ho scoperto scoperto e e quando quando io io mi mi metto metto a a disposizione disposizione in in questo questo modo, modo come come tu tu lo lo stai stai facendo facendo benissimo, benissimo, vedrai che vedrai le che le persone persone seguono. seguono. E E quando quando metti metti assieme assieme le le persone persone di di dire dire quello quello che che vogliono, vogliono, magia. magia. Allora, adesso andiamo sulla conclusione perché sennò veramente ti rubiamo troppo tempo. Se tu hai, ecco, delle risorse, dei libri che ci vuoi consigliare, a proposito di risorse, tra poco inizia la settimana crudista e igienista sul gruppo Facebook, poi mettiamo il link sotto l'intervista e vi consiglio caldamente di partecipare perché Serena posterà ricette, tutto quello che volete voi, poi ci avete appunto la sua motivazione, la vedrete come motivatrice, quindi ve la consiglio assolutamente. E ecco, se hai delle risorse, libri, applicazioni, qualunque cosa ti viene in mente che puoi consigliare Gli agli interessati. interessati. Sì, Sì, sul sul mio mio sito sito ho ho apposta apposta messo messo una una pagina con pagina con scritto scritto libri libri consigliati. consigliati. E Sì. fare Fa riferimento a riferimento a quella quella pagina. pagina. Sono i Sono i testi che ho testi che ho trovato trovato più più in in italiano. italiano. I primi due che ti Però vengono, che diciamo che preferisci di più, così se uno si dovesse leggere uno o due libri per iniziare.
quello direi, per farla più semplice, sì. Qualsiasi libro libro su su Shelton, Shelton di di Herbert Herbert Shelton Shelton è è sicuramente sicuramente ottimo. ottimo. I I libri che libri a che a me me piacciono di piacciono di più più non non sono sono in in italiano, italiano, ormai ormai ti ti piace piace tantissimo. tantissimo. Vabbè, dilli lo stesso, non fa niente. Magari un buon motivo per imparare l'inglese, visto che è vero, le cose migliori stanno in lingua inglese. Tipo Tipo Fit Fit for for Life Life di di Harvey Harvey e e Marilyn Marilyn Diamond, Diamond, secondo secondo me me riassume e riassume e dà dà un un ottimo ottimo intro a intro a quello quello che è il che è il genere genere naturale, naturale, anche anche se se non 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 ne ne parlano parlano come come in in genere genere naturale, naturale, e e sono sono ottimi. ottimi. E, Ok. E vabbè, vabbè, la la dieta dieta 80-10-10 80-10-10 è è carino, carino, per per cominciare cominciare potrebbe potrebbe anche anche dare dare dei dei buoni buoni spunti, spunti, specialmente specialmente per per quanto quanto riguarda riguarda il il grasso. grasso. Però Però questo questo libro libro non non prendetelo prendetelo troppo troppo a a cuore, cuore, troppo troppo seriamente, seriamente, nel nel senso senso di di non, non, a a mio mio parere, parere, non non prenderlo prenderlo in in maniera maniera proprio proprio militare. militare. E E poi poi ci ci sono, sono la la toxemia, toxemia, Toxemia Toxemia Explained. Explained. Questo Questo c'è c'è anche in anche in italiano italiano di di Tilden. Tilden. E, Qualcuno invece questo. che esula dall'alimentazione, ecco, per quanto riguarda lo stile di vita, invece proprio ce n'è qualcuno da consigliare? Sì, Sì, ci ci sono sono anche anche lì, su su questa questa pagina, pagina, sono sono alla alla fine. fine. A A me me piace piace tantissimo tantissimo Il Il potere potere del del tuo tuo subconscio subconscio di di Joseph Joseph Murphy, Murphy, se non se non sbaglio. sbaglio. Un Un altro altro bellino, bellino, giusto giusto per per cominciare a cominciare a darti darti una una puntina, puntina, potrebbe potrebbe essere essere il il monaco monaco che che vendette vendette la la sua sua Ferrari. Ferrari. Sì, l'ho sentito anche E lui. poi Poi ce ne ce ne sono, sono. ce Ce ne sono sono tanti. tanti. Uno Uno dà dà il il suo, suo, no? no? Nella Nella sua sua prospettiva. prospettiva. Ma non Ma ce non ne ce ne sono sono in in italiano italiano di di Virginia Virginia Vetrano, Vetrano, che che sono sono dei dei mini mini libri libri non non so, so, tipo tipo sulla sulla B12 B12 o o sulla sulla corrente corrente proteica o proteica o sul sul fruttarianismo fruttarianismo o o sui sui grassi, grassi, anche anche molto molto interessante. interessante. Comunque Comunque la la Vetrano Vetrano era era la la pupilla pupilla di di Shelton. Shelton. TC TC Fry, Fry, se se trovano trovano qualcosa qualcosa di di TC TC Fry. Fry, La la trappola del trappola del piacere, piacere anche anche di di Alan Alan Golda Golda, di Meir, Meir, che è che è ancora ancora vivo vivo da da oggi. oggi. Poi gli altri li andiamo a vedere Sì, la sì. pagina del tuo blog. Ricordiamo il nome del tuo blog, che è il dragoparlante.com, e vi invito caldamente a leggere gli articoli di Serena e a vedere i suoi video, perché è veramente una persona, secondo me, molto carismatica. Oltre a tutta la serie di conoscenze che lei ha, è molto molto carismatica. Sento, non lo so, sembra una cavolata, però sento proprio a distanza la tua energia. È bellissima, una cosa molto bella. E quindi E siamo ben distanti, eh? e siamo ben distanti. Non Non c'è c'è barriera barriera per per l'energia. l'energia. Ed È è anche vero, per guarda, questo penso la la prova prova vegana vegana che ho che ho detto, detto, igienista, igienista, penso penso che che abbia abbia questo questo successo successo proprio proprio perché perché si si sente. sente. Sembra Sembra che che siamo siamo sembra sembra che che le le persone persone siano siano nelle nelle nostre nostre case, case, noi noi siamo siamo nelle nelle case case delle delle persone. persone. Perché Perché fondamentalmente fondamentalmente il il mio mio pensiero, pensiero, la la mia mia energia energia va va oltre oltre la la barriera barriera fisica fisica e e del del tempo e tempo dello e dello spazio. spazio. L'avvertiamo, è vero, è verissimo. E niente, quindi ringraziamo Serena di averci dato gratuitamente le sue chicche. E niente, se vi è piaciuto questo video, ovviamente vi invito a condividerlo, così che più persone possibili, insomma, possano godere, insomma, di questi consigli che Serena ci ha dato. E vi lascio. Sono sempre. Vi saluto. Stoppiamo la Sì, registrazione. aspetta. 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 Vai. Ok. Un saluto a Saluto a tutti, tutti, belle belle gioie, gioie, anime anime splendide. splendide. Vi lovo. Ciao Ciao ciao. ciao.